chiedo ai nostri ospiti di raccontarci qualcosa di questo progetto, Talmente Bianca. Da che cosa nasce? Come avete deciso di trarre un lungometraggio da un racconto? Insomma, raccontateci un po' tutto. Intanto, appunto, era nato come un cortometraggio, poi abbiamo aggiunto cose, alla fine siamo sui 43-44 minuti, quindi insomma è un mediometraggio. È nato dalla voglia per Gente Assurda di continuare a sperimentare cose diverse. Proponiamo innanzitutto spettacoli teatrali da tanti anni, non abbiamo mai provato a fare un film e allora abbiamo detto perché no. Abbiamo avuto la fortuna veramente di conoscere Maurizio Cosmeroli, perché inizialmente ha collaborato per fare dei video per noi, dei nostri spettacoli. Poi 2 anni fa ha realizzato le riprese per un video spettacolo che abbiamo pubblicato su YouTube, che si intitola Io sono affettivo, e gli è scattata la voglia di fare qualcosa di più. E quindi la sua competenza e le nostre insomma, energie come compagnia hanno fatto quello che è detto, insomma. Parliamo del titolo, Talmente Bianca, è già molto curioso. Che cosa significa? Talmente bianca perché la protagonista noi abbiamo voluto caratterizzarla come diversa dalle altre ragazze, e in particolare il colore bianco della sua pelle, del suo animo, il suo segno distintivo, e poi vabbè, allude anche a una purezza interiore, se vogliamo. E abbiamo giocato molto sui colori, infatti veste sempre di bianco, tranne che in 2 situazioni in cui veste di rosso una volta e di nero l'altra, e ci siamo ispirati a un quadro di Munch in cui vengono rappresentate le 3 età di una donna attraverso appunto questi colori, questi vestiti. E quindi ecco, questo è stato un po' lo spunto per il titolo. Grazie Gianluca. Chiedo a Marilena Malmo, che oltre che interprete anche sceneggiatrice di questo film, qualcosa di più sulla sceneggiatura, che è originale ma si ispira a un racconto storico. Sì. Allora, innanzitutto la sceneggiatura è a 4 mani, quindi io, Gianluca e Maurizio, che siamo sul palco, e Anna Galimberti, che io consiglio sia tra il pubblico se ci vuole raggiungere, noi siamo qua. Però è nata a 4 mani partendo da una novella dello Zelli Valtellinesi di Napoleone Vesta, che è uno scritto vetterellino del 1800, che però a sua volta si è ispirato, ha raccolto, ha messo, diciamo, in forma più letteraria quella che era una leggenda comunque molto più antica delle nostre valli. E ci è piaciuto proprio questo legame con una leggenda popolare, che aveva qualcosa di magico e qualcosa di antico, ma che è anche ancora un'abitudine, un uso anche dei nostri giorni, che è quello del gaminat, che molti valtellinesi ovviamente conoscono, e questo ci ha molto intrigato. Ovviamente trarre da un racconto letterario, soprattutto in un linguaggio ottocentesco, una sceneggiatura che fosse nelle nostre intenzioni anche divertente, fruibile, godibile immediatamente, ha richiesto tutta una serie di elaborazioni che peraltro ci hanno divertito pazzamente, anche perché si lavorava prevalentemente dopo cena. Sì, perché questo fa parte, secondo me, dell'energia che abbiamo messo in questo lavoro, cioè divertendoci dopo una cena, dal punto di vista temporale. L'energia che nasceva proprio anche dal fatto di stare insieme e divertirsi, e questo io credo sia poi durato non solo nella fase della sceneggiatura ma anche nella fase della realizzazione, che ha coinvolto moltissime più persone, ma sempre con questo spirito anche proprio del stare bene insieme e divertirsi facendolo. Stavate bene insieme anche perché eravate molti, molti volti, molti partecipanti, molte mani e molte idee si sono unite per questo lavoro, Maurizio Cosmeroli, il coregista. Sì, senz'altro
potete vedere alla fine del trailer c'è l'elenco di tutte le persone che hanno partecipato, siamo ormai a 60 persone. Questo ha comportato sicuramente delle difficoltà nella logistica, nella gestione proprio della realizzazione del film, quando tutte persone non professioniste, quindi mettere d'accordo tutte queste persone che ognuno ha le proprie attività, ci sono studenti, lavoratori, eccetera, ci ha costretto a tempi anche lunghi nella realizzazione e a non poter programmare le riprese magari in una settimana o in 15 giorni, ma a spalmarle per un periodo molto molto lungo. Cioè, siamo partiti l'anno scorso più intorno a questo periodo, forse anche prima, con l'idea e poi le riprese sono durate, abbiamo fatto forse 17-18 giorni di riprese, ma spalmati in 6-7 mesi. Ecco, volevo sottolineare anche un po' la difficoltà tecnica nel realizzare un film ambientato alla fine del 1800 per trovare delle inquadrature senza i segni della vita della contemporaneità. Della contemporaneità, esatto, perché sembra che noi siamo in Valtellina e magari per chi viene da Milano ci sembra che ci sia una sommatura. In realtà ci siamo resi conto che è difficile trovare uno scorcio nel quale non si vede una linea elettrica, non abbiamo un lampione, oppure un interno nel quale non ci siano prese elettriche, le famose prese interruttori che abbiamo dovuto coprire, eccetera. Dove avete girato? Qualche location possiamo conoscere in anteprima? Allora, in location inizialmente abbiamo pensato, la traccia che ci ha tenuto per tutto il film, di farle a Teglio con i dintorni di Teglio, anche perché il racconto originale si svolge appunto a Boalzo, che è una frazione di Teglio, e quindi la maggior parte degli esterni sono girati nel comune di Teglio, nella frazione di Boalzo. Per quanto riguarda invece gli interni, abbiamo dovuto un po' trasferirci anche in una casa signorina di Sondrio, e un palazzo per il quale abbiamo fatto delle cose esterne, e in realtà è a Chiuro, non è propriamente a Teglio, però tutto nell'ambito altedinese. Ecco, per esempio mi viene in mente il mulino nel quale si svolgono le scene principali, l'abbiamo trovato a Berbenno, perché a Teglio ce n'è uno molto bello restaurato, però proprio perché è restaurato molto bene, ma è troppo bello diventa poco credibile. Quindi torniamo al problema di trovare delle location che, non avendo grandissimi mezzi per poter correggere la post-produzione, dobbiamo cercare di farlo durante le riprese. Post-produzione, ora siete in fase di post-produzione, perché noi questa sera vedremo un trailer che è un assaggio di ciò che sarà il mediometraggio della durata di 45 minuti, salvo novità, salvo director's cut che porti a durate diverse. Quando sarà possibile vedere il mediometraggio nella sua integralità? Lo proponiamo il 5 di gennaio, proprio perché vogliamo debuttare il giorno del Gabinat, visto che tutta la vicenda è proprio incardinata su questo giorno e sull'usanza di fare degli scherzi, e lo scherzo che verrà fatto alla protagonista sarà uno scherzo pesante, e quindi ci piacerà appunto debuttare il 5 al pomeriggio al Cinema Excelsior, e poi il 7 invece alla sera, e in quell'occasione avremo anche la possibilità di vedere dei contenuti speciali e quindi anche di divertirci un po' con le riprese fatte più volte, gli errori, insomma, le cose più divertenti. Making of, come abbiamo intitolato. Esatto. Abbiamo molto materiale, cioè 8 ore circa. Ecco, abbiamo parlato dell'attenzione anche filologica alle ambientazioni, ai luoghi delle riprese, ma attenzione filologica anche ai costumi. Abbiamo una sorpresa, quindi chiedo di raggiungermi sul palco Danna Antonelli, Raffaella Coglitore, Giovanni Pavese e Roberto Panuccio, perché
possiamo avere un messaggio anche dell'attenzione ai costumi dell'epoca nella quale è ambientata la storia.